Stadio San Siro di Milano, Milan-Cagliari, la penultima partita della 37esima giornata di campionato, la penultima e per il Milan è la serata del possibile ritorno in Champions, ma ci vuole una vittoria, l'ultimo sforzo per la formazione allenata da Stefano Pioli con gli arbitri che sono già in campo, l'arbitro Massa con i due assistenti Meli e Alassio e la squadra che entra in campo per prima è il Cagliari, la Cagliari di Leonardo Semplici, già salvo da questo pomeriggio dopo la notizia del pareggio in extremis al 93esimo di Simi del Crotone sul campo del Benevento, e allora il Cagliari è sicuro della salvezza, ha già festeggiato in albergo, il Milan festeggiato, caricato dai suoi tifosi all'arrivo qui a San Siro, non erano tantissimi a dir la verità, e poi qui all'interno dello stadio con gli altoparlanti che hanno trasmesso i cori della curva sud del Milan durante il riscaldamento. Ibrahimovic fuori per le ultime due giornate di campionato e fuori anche per gli europei con la sua Svezia, ma qui in campo a incitare i suoi compagni di squadra, obiettivo fondamentale lungamente inseguito da 7 anni. Il Milan non ritrova la sua Champions League, tenterà di farlo questa sera. Buonasera da Daniele Fortuna che grazie all'assistenza tecnica di Daniele Bulgarini vi racconterà Milan-Cagliari e noi andiamo a Milano. Si fa vedere il Milan in attacco pericoloso, Salamakers da 20 metri, qualche cosa di più, conclusione centrale potente, ma forse il pallone sarebbe finito sotto la traversa senza l'intervento di Cragno in calcio d'angolo. Cross sul primo palo, tocca Joao Pedro lì davanti alla porta, arriva la deviazione, mi sembra di Rebic in calcio d'angolo con Joao Pedro che ha toccato il pallone, sarebbe arrivato probabilmente in porta, avrebbe messo in serie difficoltà Donnarumma se non ci fosse stato lì davanti alla porta del Milan un giocatore a mandare il pallone in calcio d'angolo. Attacca il Cagliari con Nandez, poi tocca per Nainggolan, Cagliari tutto in avanti, soltanto un giocatore a fare l'ultimo uomo, si tratta di Deiola, Hernandez riesce a recuperare il pallone, lo gioca il Milan, lo gioca male ancora una volta, lo recupera il Cagliari che scambia con calma, con tranquillità, lì ancora Nandez, poi all'indietro Cepitelli, si gioca all'altezza della tre quarti, poi sull'out di destra, ancora in mezzo, arriva Nandez, limite dell'area di rigore, Nandez, Joao Pedro, la conclusione in mezzo, deve andare Calabria a chiudere tutto opportunamente, a mandare il pallone in calcio d'angolo. Milan ora in grande difficoltà, Milan 0 Cagliari 0, 36esimo. Torniamo da Daniele Fortuna. 39esimo, Cagliari ancora in attacco, Lico Giannis sbaglia tutto su questo cross, ma forse c'è la deviazione di Calabria che ha avuto qualche problema fisico, poi è intervenuto lo staff medico del Milan, si è rialzato il terzino destro della squadra di Pioli che sta soffrendo ancora perché il Cagliari continua ad attaccare, a giocare con leggerezza, è andato prima a un'altra azione pericolosa con un colpo di tacco sotto porta di Joao Pedro, ma il brasiliano ha soltanto sfiorato il pallone. Qui c'è il quarto calcio d'angolo del Cagliari dalla bandierina di sinistra, a saltare ancora con Pavoletti sotto porta, non trova però la rete, alza troppo il pallone lì davanti a Donnarumma, forse non è stato lui a toccare il pallone ma è stato anticipato da Theo Hernandez. Sì, è proprio così, Hernandez è riuscito ad anticipare Pavoletti che lì probabilmente avrebbe toccato in rete perché era praticamente all'interno dell'area piccola, forse al limite. La Milan che stava faticando tantissimo a trovare il suo gioco, le sue occasioni, soltanto un paio di conclusioni dalla distanza del Milan, una con Salamakers in apertura, poi con Calabria, un tiro dalla distanza largo, e poi il Cagliari invece che non ha rischiato molto e che negli ultimi minuti si fa sempre più minaccioso lì dalle parti dell'area di rigore del Milan. Torniamo da Daniele Fortuna. Nainggolan con il sinistro sul fondo larghissimo, 0-0 al decimo minuto, ma due minuti fa il Cagliari ha avuto l'occasione migliore della partita e Donnarumma ha salvato il Milan, il cross perfetto da sinistra di Joao Pedro, dall'altra parte sul secondo palo Pavoletti solo davanti a Donnarumma che è rimasto lì, ha tenuto la posizione ed è riuscito a respingere il pallone, grande intervento di Donnarumma, Pavoletti avrebbe dovuto forse indirizzare meglio quel pallone, protagonista comunque il portiere del Milan alla 250esima partita in rossonero tra campionato e coppe. E ancora calcio.
Cagliari ancora pericoloso, Cagliari che conquista il settimo calcio d'angolo della sua partita quando siamo arrivati al 19esimo, sempre 0-0, senza timori, con la leggerezza di chi ha già conquistato la salvezza. La squadra di Leonardo Semplici, trascinata da Nandez, i movimenti, la corsa, ma anche Nainggolan. Calcio d'angolo dalla destra per il Cagliari, colpo di testa, ancora il salvataggio di Donnarumma. Colpo di testa sulla linea, Godin è andato a saltare, l'aveva fatto anche un paio di minuti fa, non aveva trovato la porta, questa volta l'ha trovata, e ancora Donnarumma protagonista, altro salvataggio provvidenziale del numero 99 del Milan. Sta tenendo la squadra di Pioli ancora in corsa per la qualificazione aritmetica alla Champions League. Quanti rischi però corsi dal Milan, che ora prova ad andare via sulla sinistra. Theo Hernandez tocca il pallone, poi lo dà in mezzo per Leao all'indietro, a chiamare in causa sempre Donnarumma, lui trascinatore migliore in campo di questo Milan, che più che mai questa sera avrebbe avuto bisogno dell'esperienza di Zlatan Ibrahimovic, che non gioca, ha seguito i suoi compagni di squadra, evidentemente in campo è un'altra cosa. E d'altronde, prima di questa partita il Milan ha 75 punti, beh, di questi 75, 46 punti erano arrivati dalle trasferte, 29 in casa. Rebic in attacco per il Milan, mette un pallone in mezzo, dall'altra parte Castiglieco, tocca male, pallone alto, sotto porta Castiglieco, Milan qui pericoloso, azione un po' estemporanea a dir la verità. 5 minuti di recupero per le speranze del Milan, 0-0 sulla Cagliari. Chessy tocca il pallone dietro, mette ancora Chessy, scambiano i due centrocampisti del Milan, ancora Chessy mette un pallone in mezzo, pallone che taglia tutta l'area di rigore del Cagliari. Poi dall'altra parte, come sempre, Van Nandez, tocca male Cerri, restituisce il pallone al Milan con il Cagliari, che qui sarebbe potuto andare in contropiede tranquillamente. Si gioca il primo dei 5 minuti di recupero, Castiglieco, conclusione al lato, di poco, improvvisamente Castiglieco da 20 metri con il sinistro ha cercato di sorprendere Cragno e forse c'era riuscito, si solleva la maglia il giocatore spagnolo, perché stava per portare il Milan in vantaggio Ibrahimovic dalla panchina, anche lui smanioso anche di non poter giocare, di non poter aiutare i suoi compagni in questa serata decisiva della stagione, anche se c'è ancora un'altra partita al Milan, basta una vittoria in queste due partite, ma tra una settimana, l'ultima di campionato, dovrà giocare a Bergamo contro l'Atalanta. Tutto all'indietro il Cagliari, Castiglieco ai 30 metri in posizione centrale, che si tocca ancora il pallone sulla destra per Dalot all'altezza del lato corto dell'area di rigore, il portoghese sul secondo palo a cercare Rebic, il pallone in mezzo alla sponda, Castiglieco si gira, conclusione alzata sul fondo, deviata da un giocatore del Cagliari. Ci sarà calcio d'angolo per il Milan quando siamo arrivati al 48esimo, sempre 0-0. Adesso il Milan ci crede in modo confuso, ma prova a vincere questa partita determinante per il campionato, per la posizione Champions. Dalot sul secondo palo, pallone allontanato, Castiglieco si coordina e questa volta lo fa male con il sinistro, abbondantemente al lato rispetto alla porta difesa da Cragno. 48esimo, 5 minuti di recupero, altre possibilità dunque per il Milan, ma è sempre 0-0. A Cragno mette il pallone sul limite dell'area piccola, sta facendo la sua partita il Cagliari, già salvo, si è difeso così come aveva fatto due settimane fa per esempio con il Napoli al Diego Armando Maradona, sì, lì lottava per ancora per salvarsi, ma le partite del Cagliari sono sempre state queste con Leonardo Semplici in panchina. Nandez aveva trovato il pareggio proprio al 94esimo, l'1-1 contro un'altra squadra in corsa per la qualificazione Champions. Allontana il pallone Clavan dall'area di rigore della Cagliari, João Pedro lo difende con il corpo, va a prendersi un calcio di punizione perché Maite non controlla l'impeto e finisce contro il giocatore brasiliano della Cagliari, calcio di punizione allora per la formazione di Leonardo Semplici, che sta festeggiando la sua salvezza con un pareggio, con un risultato comunque di prestigio
prestigio qui contro il Milan. Scuote la testa a capochino Castillejo, che è stato il più pericoloso del Milan nel finale. Clavan con il sinistro a cercare in profondità Cerri, che fa scorrere il pallone. Il duello con Kier, tocca il pallone, Cerri lo tiene all'altezza della linea di fondo, poi lo porta verso la linea laterale, due giocatori su di lui. Cerri comunque riesce a tenerlo, lo gira all'indietro per João Pedro, poi Duncan sempre per João Pedro lungo l'auto. João Pedro prova ad andare via, conquista una rimessa laterale. Siamo arrivati al cinquantesimo, dunque ancora pochi secondi per le speranze del Milan, ma il pallone lontanissimo dall'area di rigore della Cagliari, sempre 0-0. Va a rimettere sulla sinistra Lico Giannis, sconfortato e demoralizzato Castillejo. Lico Giannis tocca il pallone, poi alla fine non riesce a tenerlo in campo. Rimessa dal fondo, forse sì, ci sarà l'ultima possibilità per il Milan, che però deve cercare di mandare il pallone in avanti e non ha il tempo, non ha il tempo. Finisce qui, disperato Tomori si getta a terra. La possibilità per il Milan sfumata, almeno in questa sfida contro il Cagliari a San Siro. Serviva una vittoria per la qualificazione aritmetica alla Champions League, tutto rimandato all'ultima di campionato. Partita certamente più difficile con l'Atalanta già qualificata, ma comunque Atalanta che magari ambisce a un piazzamento importante in campionato, al secondo posto dietro all'Inter campione d'Italia. Tutto da rifare per il Milan. Milan e Cagliari hanno pareggiato 0-0. Ricordo le occasioni più importanti: i tiri dalla distanza nel primo tempo di Salamakers con una deviazione di Cragno e poi di Calabria, ma tiro sul fondo. Poi nella ripresa i due salvataggi di Donnarumma, il primo su Pavoletti, il secondo prodigioso su Godin. La classifica dice che l'Inter campione d'Italia ha 88 punti, l'Atalanta a 78, Napoli e Milan a 76. Possono festeggiare però i tifosi della Juventus, ancora in corsa a 75 punti. Il calendario vede il Milan nell'ultima di campionato con l'Atalanta, il Napoli in casa con il Verona, la Juventus a Bologna. Io ricordo che Milan e Cagliari hanno pareggiato 0-0, grazie per l'assistenza tecnica a Daniele Bulgarini. Linea a Roma.